Eccoci. Buonasera. Cos'è? O buongiorno, dipende da quando. La preghiera del buon ritorno. Sono tornato. Quindi buonasera o buongiorno, dipende da quando da quando vedrete questo video. Siamo tornati con un nuovo look. No, un nuovo look. Un rosso blu tendente scuro, tendente al nero, perché a me piacciono questi tipi di colori. Ma proprio per questo mettiamo dei colori in più, perché usiamo i colori, no? Sì. Ecco. Tutto a posto, non è successo niente. Siamo stati un po' fermi, non abbiamo fatto dei video perché avevamo bisogno di mandare avanti dei piccoli progetti, dei lavori che erano nell'armadio da un po' di tempo. Alcuni li avete visti, ad esempio il Mickey per il diorama che abbiamo realizzato con Vanessa. Io stavo finendo l'Iron Man da 60 cm, è quasi terminato, ho avuto dei piccoli intoppi con la colla. Ho provato tutti i tipi di colla: silicone, attack, bostic, bicomponente. E? Se avete un'altra colla che ancora non abbiamo utilizzato, che volete suggerirci, ditecelo. Perché non stava su. Vabbè, però non andiamo troppo nei dettagli. Ora in piedi ci sta, forse. E parliamo di quello che dobbiamo andare a vedere oggi nel video. Oggi un video un po' differente, non sarà un tutorial, non sarà un unboxing, ma sarà un suggerimento su come creare una reference personalizzata per le proprie miniature. Esatto. Andiamo a rielaborare graficamente una fotografia per creare qualcosa di oggettivamente concreto da tenerci davanti mentre andiamo a dipingere la nostra miniatura, partendo da, in questo caso, il lavoro di un altro artista, ma possiamo ovviamente fare la foto, la miniatura con la base zenitale e andare a colorarla su un programma di rielaborazione grafica per avere un'anticipazione di quello che sarà poi il nostro lavoro concluso. Il programma nello specifico è Photoshop. Sì, però ovviamente io utilizzo Photoshop perché facendo la grafica ce l'avevo già installato sul mio computer, ma ne esistono molti altri anche a un costo molto più basso o addirittura non a pagamento, in versione trial, per cui io uso questo, ma ovviamente gli stessi tool che utilizzo su Photoshop esistono anche su altri programmi, per cui si può fare tutto anche col cellulare, banalmente. Poi se avete qualche domanda basta scriverlo qua sotto e vi risponderemo. Scusa, ti ho parlato sopra. Un pochettino mi ho parlato sopra. Prima di iniziare il video, se volete delle risposte scrivete delle domande qui sotto, iscrivetevi al canale e venite a ciovare sui social, mi raccomando. Mi è piaciuta la parte del se volete delle risposte fate delle domande. Ultimamente. Perfetto. Quindi partiamo. Ok. Nella pittura in generale, ma nello specifico, che è quello che ci interessa, nella pittura di miniature, è fondamentale, specialmente all'inizio, andare a cercare delle reference, cioè delle immagini di riferimento a cui ci possiamo ispirare per andare a dipingere la nostra miniatura, il nostro mezzo busto o comunque quello che stiamo realizzando. È fondamentale sia perché ci dà una traccia visiva di quello che vogliamo realizzare, ma soprattutto ci può dare spunti interessanti per creare qualcosa di diverso e a volte spesso uscire dalla zona di comfort. Per questo busto di Loot Studios sono prima andata a cercarmi in rete come si chiamava, perché avevo dimenticato assolutamente il nome del mezzo busto. Poi sono andata a cercare se qualcuno l'aveva già realizzata, se l'aveva realizzata bene, ed effettivamente ho trovato questa immagine di questo mezzo busto realizzato probabilmente da un altro artista che non mi soddisfaceva per quanto riguardava i colori, però aveva già una luce ben posizionata. Per cui ho scaricato l'immagine, l'ho messa su Photoshop e ho cominciato andare a giocare sulle variazioni di tonalità, di saturazione, di luminosità. A me piace partire prima dal colore dell'incarnato per poi andare a modificare pian piano tutti gli altri elementi, tutto il resto della figura. Parto dall'incarnato perché è quello che oggettivamente poi comincio a dipingere per primo anche col pennello. In questo caso la figura del collega mi piaceva, però volevo assolutamente variare questo blu, questo azzurro di fondo, e lo sono andata a
ispirare a un colore più vivo, questa sorta di viola tendente al magenta. Da lì sono andata a modificare anche il colore dei capelli e questo verde acqua, secondo me, si sposa perfettamente col colore dell'incarnato. Poi ho voluto intensificare le luci andando a sottolineare quella che è la provenienza, cioè praticamente in alto a sinistra. Quindi col pennello sono andata a selezionare le zone più esposte alla luce e sono andata a aumentare la luminosità. Poi ho intensificato ovviamente di conseguenza anche le ombre per andare a rendere più volume alla figura e a intensificare i contrasti. Poi, non contenta, visto che comunque aumentando solo la luminosità ero andata un po' a rendere il tutto più freddo, sono andata a variare leggermente il colore di queste luci a una tonalità un po' più calda. Bene, arrivati a questo punto ho variato la tonalità degli elementi che volevo andare a cambiare, tenendo conto del mio gusto, della mia immaginazione e dell'armonia cromatica generale della figura. Poi ho aumentato le ombre, ho intensificato le luci, adesso mi rimangono questi due elementi, queste due gemme, che io voglio rendere un po' più magiche e anche un po' più evidenti, calde, in contrapposizione con il resto della figura. Per cui, come prima, sono andata a variare la tonalità, aumentarne un po' la saturazione e la luminosità, e le ho virate a questo colore bello caldo, questo colore ambra quasi. Dopodiché sono andata a creare un effetto OSL, ovviamente digitalmente parlando, su tutti gli elementi che erano in qualche modo colpiti da questa aura magica, da questa luce magica. E secondo me questa cosa in particolare dà molto carattere a tutta l'immagine. Poi, ultimo tocco, con dei puntini di bianco sono andata a rendere il tutto scintillante e più in qualche modo vibrante. Bene, questa è la mia reference che mi sono creata per la realizzazione di questo mezzo busto di Madre Natura di Loot Studios e credo che seguirò per la realizzazione concreta della figura per andare a dipingere concretamente il mezzo busto. Oh, allora, se volete delle domande, cioè se volete delle risposte, fategliela a lei perché io non ci capisco niente. Ho guardato, ho visto, ma no, io ho fatto vedere velocemente come si fa, è ovvio, non sono entrata nello specifico di ogni tool, però se mi fa venire a parlare è meglio. Ho capito che sei la protagonista, però se qua ci sono pure io, ricordatevi che ci sono i video completi, tutto quello che dovete sapere in più è sul Patreon. Poi su Instagram postiamo i nuovi progetti e i progetti in work in progress. Insomma, seguiteci. Mi mandiamo un bel bacetto sulla testa. Così? No, ma devi dare a te il bacetto sulla testa. No, pensavo che fosse uno scontro di teste, di cervelli, così. Dai, facciamo un motto però. Lo potremmo fare, dai. Davvero? Sì, dai, insieme. Uno, due, tre. E mi raccomando, non usate solo il pennello, ma anche il cervello. Andiamo. Ah,